le storie che hanno a che fare con la grande scienza sono tutte storie straordinarie, perché hanno a che fare con qualcosa, un'idea, una scoperta, una trovata, che prima non c'era e poi esiste. E quando è davvero grande, cambia per sempre la vita del mondo e il futuro delle persone. Ma soprattutto le storie di grande scienza sono appassionanti perché hanno a che fare con i grandi scienziati, che per averle scoperte, queste idee, queste scoperte, queste trovate, dovevano essere per forza dei tipi piuttosto particolari. Uno, un fisico, se le immagina con gli occhialini tondi, che se ne sta chiuso nella sua stanza e non vede mai la luce. Ma non è così. La storia della scienza è fatta di fatti sconvolgenti, di paradossi, di gatti dentro alle scatole, di Big Bang. E per averle pensate, queste idee, queste scoperte, dovevano essere per forza dei tipi curiosi. Dei tipi che riflettevano sull'anima, che riflettevano su qualcosa che va oltre, su come è fatto il mondo. Curioso era Albert Einstein. Albert Einstein nasce a Ulm, in Germania, il 14 marzo del 1879. Fin dai primi tempi della sua esperienza terrena, mostra i segni di un'esistenza tutt'altro che ordinaria. Il padre, Hermann, e la madre, Pauline, pare si dichiarassero preoccupati per questo loro figlio, che era così diverso da tutti gli altri bambini. Una certa conformazione del cranio, un'apparente dislessia, una chiusura ostinata nei confronti del mondo esterno. Inizia a parlare all'età di 3 anni e aveva il vizio, o meglio il vezzo, di ripetere le frasi 2 volte, come se gli altri non capissero quello che diceva. E certo era Albert Einstein fin da bambino. Entra a scuola regolarmente all'età di 6 anni. E malgrado quella che è la credenza popolare, i suoi biografi riferiranno di un ottimo andamento a scuola. Però è vero che i suoi professori parleranno di lui in termini poco idilliaci. A 13 anni inizia a frequentare il Liebpol Gymnasium di Monaco, bene in latino e matematica, male con il sistema scolastico e la rigidità delle scuole tedesche, che abbandona presto, abbandona all'età di 15 anni, per raggiungere il resto della famiglia che si era trasferita a Milano e poi a Pavia. Il padre era un imprenditore di macchinari elettrici e aveva continui problemi sul lavoro. I suoi professori non si rammaricarono certo dell'abbandono del giovane Einstein da scuola. Era in continuo conflitto con le regole imposte dall'alto, con le leggi della fisica note fino ad allora. «Con la sua sola presenza lei distrugge il rispetto della classe nei miei confronti!» Gli urleranno così in classe i suoi maestri. Nel 1895 si trasferisce in Svizzera, dove sostiene l'esame, fallendolo, per entrare al Politecnico di Zurigo. Ma allora non era un ragazzo così bravo a scuola come ci siamo immaginati. No, lo era e come? Soltanto che nel 1895 non aveva né l'età e neanche un titolo di studio per entrare al Politecnico. E dunque lo mandano ad Aarau, vicino a Zurigo, consegue il diploma e poi si iscrive regolarmente al Politecnico. E lì conosce Mileva Maric. Mileva Maric era una studentessa modello, era l'unica donna nella sua classe ed era tra i primi banchi, sempre attenta, era secchiona. A quei tempi non era figo come oggi essere secchione, ma ad Einstein piaceva. Lui era di quelli che si mettevano in fondo, che si metteva a tirare le carte appena i professori si giravano, quelli che fanno casino. Figuriamoci, a lei uno così gli dava proprio i nervi. Lui invece la seguiva in ogni cosa che faceva, era sempre preparatissima, in matematica era molto più brava di lui. Prosegue il suo percorso, lei gli dava sempre i nervi, perché lo vedeva sempre che ciondolava al caffè Metropole, stazionava da un tavolino all'altro, perdeva tempo. Ecco, in quegli anni ha iniziato a farsi le sue idee su tutto. Il suo sogno di diventare apolide lo realizzò presto. Si tolse la cittadinanza tedesca e per 8 mesi non ne ebbe alcuna, fino ad ottenere quella della neutrale liberale svizzera. Anche sulla religione aveva la sua teoria. La parola di Dio non è niente di più che il prodotto della nostra umana debolezza e la Bibbia è una collezione di onorevoli e primitive leggende, anche piuttosto infantili. La religione ebraica, come tutte le altre, è l'incarnazione delle superstizioni più puerili. Anche sulla musica aveva un suo pensiero. Ecco, Mileva suonava il pianoforte e lui suonava il violino e spesso si cocendevano questi pomeriggi di musica insieme. E anche sulla musica aveva i suoi pensieri.
La musica di Mozart è così pura che pare essere sempre esistita nell'universo. Beethoven creava la sua musica, ma mi sento a disagio ascoltandolo. Penso sia troppo emotivo, quasi nudo. Datemi Bach piuttosto. Bach, Bach e ancora Bach. Mentre penso che Handel mostri una certa approssimazione in alcuni eseguimenti. Mendelssohn dimostra un talento considerevole, ma anche una indefinibile superficialità che spesso porta alla banalità. Wagner, Wagner. Wagner risente di una totale mancanza di struttura architettonica che io considero segno di decadenza. Strauss dimostra talento, anzi molto talento, ma è anche privo di verità interiore. Ecco qua, li aveva sistemati tutti. La stagione lirica qui al Teatro Fraschini l'avrebbe chiusa in un attimo. Prosegue il suo percorso, 1900, ottiene la laurea. Mileva no, il percorso sarà diverso per lei, ma questa è un'altra storia. Einstein va avanti, ma non lo prendono come professore al Politecnico o come assistente, figuriamoci. Era uno che creava troppi problemi, gli preferiscono un altro, uno che se ne sta buono, che ne sa meno di lui, ma che non dà problemi, anche da noi succede questo. Va avanti e lo prendono all'ufficio brevetti però per lavorare. All'ufficio brevetti non gli piaceva questo lavoro, era un lavoro di semplice passacarte. E però lui aveva un cassetto che aveva creato sotto la scrivania. L'aveva chiamato il cassetto dei divertimenti e là dentro ci metteva i suoi sogni, i manuali di Newton e Galileo e poi un blocco di fogli bianchi. Su quel blocco di fogli bianchi voleva scrivere il suo sogno, voleva riscrivere la definizione della parola tempo. Non gli piaceva quella che c'era, ne voleva scrivere un'altra. Arriverà il 1905. E certo che scriverà la nuova definizione della parola tempo, scriverà la teoria della relatività. E nel giro di 7 mesi scriverà 6 articoli, anche semplicemente uno di questi l'avrebbero iscritto per sempre nella storia della scienza, e lui ne ha scritti addirittura 6. E poi in una nota a margine una piccola formula, E uguale mc al quadrato, che gli darà notorietà e fama. Il Nobel arriverà nel 1921. Col tempo cambierà tante delle sue idee. Anche sulla religione inizierà a pensarla diversamente, avrà un cambiamento. Si racconta che un giorno Max Born è andato a trovarlo e poi ha scritto a Niels Bohr: Einstein è diventato completamente scemo. Scemo, dice così. Sì, perché parla... sta chiuso in casa e si mette a parlare solo... Infatti la penserà diversamente in età adulta. Dirà... Chiunque faccia scienza si convince che le leggi della natura manifestano l'esistenza di uno spirito immensamente superiore a quello dell'uomo, davanti a cui noi, con le nostre modeste facoltà, non possiamo che essere umili. Hai capito? Cosa gli hai fatto? Prosegue e va avanti nel suo percorso e rimarrà sempre quello di un tempo, non cambierà la fama non modificherà affatto le sue abitudini. Lui era di origine ebrea, però non credeva negli aspetti strettamente religiosi dell'ebraismo, sosteneva di essere un ebreo soltanto dal punto di vista culturale. Ad Einstein piaceva l'ozio, piaceva il riposo e lo consigliava a tutti. Non lavorate, state a casa, riposatevi. Gli piacevano le code, le file, gli piacevano gli orologi a pendolo, gli specchi, perché lavorano con zelo. Gli piacevano le attese per attraversare la strada. Si racconta che un giorno un amico gli avesse dato appuntamento nei pressi di un ponte a Praga ed è arrivato con 40 minuti di ritardo. Appena arrivato ha chiesto subito scusa ad Albert Einstein che l'ha fatto aspettare 40 minuti. E lui gli ha detto, no, ma non si deve preoccupare, stavo lavorando. Albert Einstein, anche dopo la notorietà, ha mantenuto sempre un certo odio nei confronti dell'omologazione, anche nel modo di vestirsi, faceva quello che gli pareva a lui, metteva sempre un maglione con i buchi, dei pantaloni lisi e dei sandali senza calze. Si presentava ai convegni e alle conferenze importanti così, e non capiva come mai gli altri dessero così tanta importanza a questi aspetti che riteneva inutili, delle sciocchezze. Albert Einstein continuerà nel suo percorso brillantemente, poi diventerà quello che noi conosciamo tutti. Nel 1933 sale al potere Adolf Hitler e viene promulgata la legge secondo cui tutti i professori, gli studenti di origine ebraica dovevano abbandonare le scuole. Einstein si trovava in America.
deciso di non tornare più in Europa. Nel 1944 a Rignano sull'Arno, la moglie e la figlia di suo cugino vennero uccise da parte di un reparto delle SS come rappresaglia contro di lui. Fu talmente colpito da questo episodio che stracciò per sempre il suo passaporto e non tornò mai più in Europa. Alla fine degli anni 30 gli arriva una notizia: che i tedeschi e Hitler stavano lavorando su un ordigno. Allora lui prende una decisione di scrivere direttamente al presidente degli Stati Uniti d'America, Roosevelt. Roosevelt lo prende alla lettera e avvia il progetto Manhattan, che porterà le bombe di Nagasaki e Hiroshima. Einstein si pentirà per i risultati di quella lettera, si pentirà amaramente e porterà avanti tutta la sua vita le sue campagne per l'antimilitarismo, per l'antirazzismo e per il pacifismo. Proseguirà nel suo mondo e diventerà un'altra persona. Nel 1955 fu firmatario, insieme a Bertrand Russell, dello straordinario manifesto contro la proliferazione di armi atomiche. Si apre di fronte a noi un continuo progresso in felicità, conoscenza e saggezza, se lo vogliamo. Sceglieremo invece la morte perché non sappiamo dimenticare le nostre contese. Ci appelliamo come esseri umani ad altri esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Queste furono le ultime parole di Albert Einstein nella sua vita. E poi continuerà a riflettere sull'anima, sul mondo. Mi viene in mente una poesia. L'anima la si ha ogni tanto. Nessuno la ha di continuo e per sempre. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, possono andare avanti senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo, solo in estasi e paure dell'infanzia. A volte solo nello stupore dell'essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose, come spostare mobili, portare valigie o percorrere le strade con scarpe strette. Quando si trita la carne, di regola ha il suo giorno libero. Tra mille nostre conversazioni partecipa una, e anche questo non necessariamente, poiché preferisce il silenzio. Quando il corpo inizia a dolerci, smonta di turno alla chetichella. E schifiltosa non le piace vederci tra la folla, al nostro lottare per un vantaggio qualunque, lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono sentimenti per lei diversi, è presente accanto a noi solo quando essi sono uniti. Possiamo contare su di lei solo quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali preferisce gli orologi a pendolo e gli specchi, che lavorano con zelo solo quando nessuno guarda. Non ci dice da dove viene né quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualcosa. Einstein, Marie Curie, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, Planck, Ehrenfest, stelle luminose nel buio del secolo breve. La loro luce si è spenta, come è destino tra gli esseri umani, ma la loro traccia è indelebile sul cammino del progresso, non solo scientifico, dell'umanità.